punti, ha detto Turaccioli. 70 punti. E adesso siamo alla pausa musicale, Stefano. Ma quest'oggi abbiamo un complesso dal vivo, quindi nessun video musicale. Abbiamo con noi i... Clepsidra. I Clepsidra. I Clepsidra vengono da? Dall'Locarnese. Dall'Locarnese, ecco. Allora, cosa ci potete raccontare di voi? So che avete appena ultimato un album. Sì, abbiamo appena finito di incidere il nostro secondo album, che è More Grains of Sand. Che in italiano tradotto significa? Altri granelli di sabbia. Altri granelli di sabbia, sì. Che sono riferiti a... Sono riferiti, sì, sono riferiti a un, diciamo, un discorso che continua dal primo disco, che si chiama Hologram, che abbiamo finito di incidere 2 anni fa. E una cosa che ho sentito appunto, che voi non solo siete seguiti in Ticino, ma anche oltre frontiera. Sì, abbiamo un discreto successo, tra parentesi, fuori dalla Svizzera, per esempio, non so, in Germania, in Francia, in Olanda. E persino in Giappone. E qualche disco è andato anche in America. Poca roba, ecco. E poi so che avete un giro di fan, e tra l'altro uno di questi fan viene niente poco di meno che da San Pietroburgo. Cioè, è uno solo, una lettera unica. Si comincia con uno e poi dopo chissà dove si arriverà. Speriamo. Bene, parliamo con il bassista Andy. Allora, sappiamo che avete in programma diversi concerti. Vuoi... il primo è quello di cui tieni in mano il manifesto. Sì, puoi tenere il microfono così lo faccio vedere a tutti. Ecco, così mi ricordo la data, che è l'11 di giugno al Teatro Varieté ad Ascona, che suoneremo con i Changes, che anche loro hanno un secondo album da presentare. E dopo abbiamo qualche data in previsione per fine estate in Svizzera interna, e poi qualcosina in autunno, Italia, Francia, Olanda, Germania, comunque. Quindi. Sì, comunque sì. Bene, la canzone che ascolteremo si intitola? La canzone che suoneremo adesso è Flyman, che è tratta dall'ultimo album, appunto. Ultimo album, che lo possiamo dire, è stato dedicato a chi? L'album è stato dedicato a Davide Duca, che è il figlio del nostro batterista, che è appunto nato durante le registrazioni, cioè il figlio nato durante le registrazioni, ovviamente. Ho capito. E magari è davanti ai teleschermi per guardarci. Ma spero per sua mamma che stia dormendo a quest'ora. Bene, allora, diamo inizio alla musica, cantano... Flyman sono i Clepsidra!
con Simon. Un applauso e non ci abbandoneranno. Infatti, alla fine della puntata ci presenteranno un'altra canzone. Adesso devo fare una rettifica nel gioco della catapulta.